A proposito del libro, L'uomo, il giudice, il testimone, da cosa è nata l'idea o la necessità di scrivere il libro guardando anche l'aspetto privato e quindi caratteriale di Falcone? È nato proprio per la volontà di portare a ragazzi come te o anche quelli un po' più grandi di te un'immagine inedita di Giovanni Falcone, raccontato da chi con Giovanni Falcone ha vissuto, con chi Giovanni Falcone ha passato giornate di lavoro, con chi Giovanni Falcone ha passato la vita chiuso anche in quel bunker che era il Tribunale di Palermo dove ha istruito tutti i suoi processi. E l'abbiamo voluto fare proprio cercando di portare tutta l'umanità di Giovanni Falcone, dell'uomo provato, dell'uomo che sa con rettitudine fare il proprio mestiere e, seguendo determinati valori, può essere sicuramente il modello migliore per voi giovani. Molto spesso si rischia di vedere queste immagini di Falcone, di Falcone Borsellino, di eroi inarrivabili o comunque svincolati dal loro aspetto più autentico, che è quello di grandissimi professionisti con una dirittura morale purtroppo non normale. Quindi speriamo di esserci riusciti attraverso le testimonianze di chi più lo ha conosciuto. Grazie. Secondo lei, se Falcone fosse ancora in vita, dopo aver ripreso il suo ruolo da magistrato, cosa farebbe per migliorare la situazione a Lamezia? Beh, questa è una domanda alla quale non so rispondere. Te lo dico sinceramente, perché è un'ipotesi, come dire, della fantasia. Io non riesco a mettermi nei panni di Falcone, né tantomeno di immaginare, dopo tanti anni dalla sua morte, che cosa potrebbe fare oggi. La situazione è radicalmente cambiata rispetto al suo tempo. Ok, neanche in generale qualcosa? No, io immagino che avrebbe continuato a fare quello che ha fatto, quello che ci ha ricordato questa sera il dottore Caselli nell'incontro che abbiamo avuto poco fa. Avrebbe fatto, diciamo, il magistrato con la dirittura morale come l'ha fatto quando era vivo e seguendo un metodo che era il metodo dell'accertamento della verità. E anche quando trovava qualche elemento che era contrario a quello che lui aveva immaginato, che favoriva gli imputati, questo lo faceva. Ci fu un momento in cui un personaggio andò lì per accusare un uomo politico importante, era una trappola che aveva messo nei confronti di Falcone. Falcone, facendo le indagini con rigore che lo caratterizzava, capì che era una calunnia e incriminò quell'uomo per calunnia. Non seguì quello che avrebbe potuto magari seguire un altro, lo scoop giornalistico, mandando sotto processo un politico, poi sarebbe visto. No, lui quando li mandava a processo, generalmente venivano condannati perché era una persona capace. Grazie.